Attentato sulla Rambla, Kemla Ali in aula col pigiama, puntavamo ai simboli di Barcellona. In tribunale i quattro jihadisti arrestati, incluso il 21enne Mohamed Ouli Kemla Al che, come rivelato due giorni fa da Repubblica, collabora con gli inquirenti. Al termine dell'udienza uno dei quattro, Mohamed Alla, viene rilasciato per mancanza di indizi. Il ministro dell'interno francese, Gérard Colomb, parla dopo la diffusione delle foto dell'Audi di Cambrils mentre sfreccia nella regione parigina, ad Essonne, il 12 agosto, cinque giorni prima dell'attentato. Un arresto in Marocco. Che è un terrorista che continua a parlare. E Mohamed Ouli Kemla Al, il 21enne che nelle foto di questa mattina è apparso davanti ai giudici che lo interrogavano in pigiama azzurro. È stato lui, come anticipato due giorni fa da Repubblica, che ha permesso già nelle ore successive all'attentato di ricostruire i piani e l'identità degli aderenti alla cellula del terrore e anche di mettere a fuoco l'esistenza e il ruolo chiave dell'imam Abdelbaki Essati. Kemla ha raccontato molto dei progetti a cui lavoravano, compreso, sembra, quello emerso come indiscrezione nelle ultime ore ma ora confermato, di colpire l'imponente basilica della Sagrada Famiglia e altri luoghi simbolo di Barcellona. Era questo il piano A, ma lo scoppio del covo dove il gruppo preparava l'esplosivo, che ha causato la morte di alcuni importanti elementi del comando, ha costretto a cambiare strategia. Così, all'ultimo momento, la scelta del diverso obiettivo, la scorreria mortale sulla Rambla. Tutto ciò è stato raccontato ai magistrati dell'Audiencia Nacional dallo stesso Kemla Al, rimasto ferito nella violentissima esplosione della casa Santa Barbara ad Alcanar, imbottita di 120 bombole di gas. Rilasciato uno dei quattro arrestati. Al termine dell'udienza, il giudice prende decisioni un po' inattese, solo per due di loro la custodia cautelare viene confermata a tempo indeterminato. Si tratta di Driss Ouh Kabir, fratello di Moussa, ucciso a Cambrils, e lo stesso Mohamed Ouli Kemla Al. Il primo, Driss, ha cambiato versione rispetto a quando affermò, qualche ora dopo la strage alle Ramblas, che il suo documento di identità era stato rubato dal fratello terrorista Moussa, oggi ha ammesso di aver affittato lui il furgone bianco della strage, ma per scopi diversi da quelli per cui è stato poi usato. Il secondo, Kemla Al, sta collaborando con la giustizia ed è una preziosa fonte per le indagini. Viceversa, per Salah El Karib 34 anni, titolare a Ripoll di un centro internet da dove forse venivano effettuati i pagamenti col Marocco, la custodia è stata per ora prorogata di sole 72 ore, per dar modo alla polizia di fare altre verifiche sui suoi legami con la cellula. Viene invece scarcerato per mancanza di solidi indizi Mohamed Alla, 27 anni, che era stato arrestato a Ripoll. Alla è fratello di Saida Alla, il 19enne ucciso a Cambrils dagli agenti. Mohamed Alla risulta sì essere titolare dell'Audi sul quale viaggiavano i quattro terroristi. Volevano fare un secondo attentato nella località balneare a sud di Barcellona, ma ai giudici ha raccontato che la vettura era intestata a lui per motivi legati all'assicurazione, ma che a usarla abitualmente il fratello. Sull'attentato spagnolo oggi entra in campo anche il governo francese, l'Audi A3 utilizzata a Cambrils è stata fotografata nella regione parigina, ad Essonne, il 12 agosto scorso. Ma non conoscevamo questi individui. Noi abbiamo trasmesso le informazioni. Questo gruppo era venuto a lavorare a Parigi, ma è tornato indietro rapidamente, dichiara Gérard Colomb, ministro francese dell'interno, nel corso di un'intervista rilasciata a BFM e a RMC. I terroristi che hanno commesso gli attentati di Barcellona e Cambrils, in Spagna, avevano fatto un viaggio estremamente rapido a Parigi, le cui motivazioni sono oggetto di indagine.
Il viaggio, andata e ritorno, è avvenuto meno di una settimana prima degli attentati. Colomb ha spiegato che un radar ha rilevato le Audi dei terroristi a causa di eccesso di velocità. Il veicolo individuato, come anticipato da Repubblica, è stato quello usato dai cinque jihadisti a Cambrils. Secondo fonti citate dai media francesi, i terroristi che viaggiavano sull'auto avrebbero trascorso solo una notte in un hotel nella regione della capitale, l'11 agosto. Le autorità francesi non erano comunque a conoscenza dell'esistenza della cellula che ha commesso gli attacchi terroristici in Spagna, non li conoscevamo, erano esclusivamente spagnoli, ha confermato il ministro dell'Interno. Il funzionario del Ministero della Giustizia, Carles Mund, ha confermato che si sta investigando su probabili complici nella fuga di Younes Abou Yaqob. Come ricostruito oggi su Repubblica, c'è un buco di 93 ore dalla corsa omicida sui turisti alla sua morte. Il killer della Rambla è stato ucciso ieri dai Mossos nella campagna alla periferia di Subirat, a 45 km da Barcellona. Due sono i motivi che fanno ritenere possibile l'intervento di uno o più complici, la falsa cintura esplosiva e il cambio di abbigliamento. Giovedì 17 agosto le telecamere del mercato della Boqueria lo mostravano con una maglia bianca a righe orizzontali blu che non indossava più al momento della cattura. Confermato invece l'arresto a Oida, in Marocco, di Nourin Oukabir. Cugino 35enne dei fratelli Moussa e Driss, il primo ucciso e il secondo arrestato, Nourin è stato fermato per apologia del terrorismo. Nonostante vivesse in Marocco, era residente a Ripoll, e secondo quanto trapelato, incontrò la cellula in un bar a Ripoll per diverse ore. La polizia e i servizi di intelligence marocchina stanno anche indagando su altre tre persone legate ai terroristi di Barcellona.